Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Quest'oggi con molto piacere vi parlo di una graphic novel davvero interessante uscita per i tipi tondi della casa editrice Tunhue, che sta facendo davvero lavori molto interessanti di cui vi parlerò anche nelle prossime edizioni di Bookmania. Come vedete dalla splendida copertina, oggi parliamo delle due metà della luna di Marco Rocchi e Francesca Carità. Un libro rivolto a un pubblico di ragazzi, ma che posso assicurarvi è estremamente godibile a tutte le età. Qui ci troviamo di fronte alle avventure di una topolina che si chiama Alba e che arriva in questa città piena di speranze, vuole fare la sarta e si trova ad avere a che fare con una realtà a lei sconosciuta e sinceramente misteriosa, ovvero la luna che tutti vedono in cielo, quella che non si può vedere dalla copertina, in realtà non è la vera luna, ma è una luna che è stata cucita perché quella reale se n'è andata via. Ebbene, la luna sappiamo tutti che è sempre fonte di ispirazione per chi è creativo, per chi si occupa anche di letteratura, di scrittura, di arte in generale. Quindi la mancanza della luna è un problema notevole. Ebbene, Alba, insieme a un misterioso corvo, dovrà risolvere questo enigma. Certo, ci saranno notevoli intralci, ci sono ad esempio i gabbiani agli ordini della più grande fabbrica della città che non hanno nessuna intenzione di consentirle di ritrovare la luna perché conviene la mancanza di creatività, la mancanza di voglia, la mancanza di essere diversi dagli altri. Ebbene, un romanzo che può essere significativo a più livelli, senz'altro per i ragazzi è un'avventura mozzafiato per questa città immaginaria ricca di topolini e di personaggi animati curiosi e bizzarri, ma per gli adulti senz'altro una metafora della mancanza di creatività, della voglia di essere creativi e artistici in un mondo invece dove la razionalità, la schematicità la fa da padrone. Un libro, una graphic novel che consiglio davvero a tutti, uscita per i tipi tondi, questa collana molto particolare della casa editrice Tunhue, tipi tondi perché come vedete gli angoli sono stondati, questa è una particolarità. Disegni bellissimi di Francesca Carità, ve ne faccio vedere solamente alcuni, vedete le tonalità sono tutte più o meno seppiate, anche perché appunto quello che dà colore alla vita è la creatività, è l'arte, mancando la luna manca anche colore alle vite. E veramente studiato benissimo, vi consiglio quindi Le due metà della luna, pubblicato dalla casa editrice Tunhue, scritto da Marco Rocchi e disegnato da Francesca Carità. E con questo è tutto per ora, l'appuntamento con Bookmania torna alla prossima, vi ricordo che potete rivedere le vecchie puntate di Bookmania anche dal blog Wonderful Monster. Un saluto da Erika Zini.